e la gente penso che sappia scegliere, la gente penso che sappia guardare. Noi abbiamo fatto una campagna, credo sobria, una campagna tranquilla, senza sponsor, senza simboli, con tre, direbbe come ci dicevano qualcuno, tre listarelle. E infatti però erano belle, come dire, concentrate, hanno dato il risultato. Abbiamo preso percentuali che partiti blasonati, storici, manco si sognano. Questo vuol dire che in effetti la gente ha valutato la nostra proposta, ha valutato il nostro essere amministratori e forse si è ricordata anche del fatto che Paolo ha fatto il sindaco per 9 anni e mezzo e qualche cosa penso di aver fatto, perché la cifra che girava era che quando loro andavano per le case la prima domanda che gli facevano: con chi stai? E se dicevano che stavano con Paolo, pare che il passapartout funzionava. E quindi questo è stato poi coniugato a quello che gli devono correre dietro per quanto è bravo. E l'ha dimostrato. L'unico patto di stabilità di tutti i comuni della provincia è solo quello. E il patto di stabilità non si fa perché dice, come ho sentito l'altra sera alla televisione, come diceva il mio concorrente, la fatti commissario, no, quello si fa praticamente per gli anni precedenti, quindi pure pensate come si conoscono le regole del gioco, che questa marcia a parlare non so di che cosa. Allora ecco, questo è quello che abbiamo, sicuramente qualcuno, abbiamo l'altro che lavora presso la pubblica amministrazione, ma tutta gente che è inserita in un contesto, come dicevo, produttivo, dei gangli della nostra società, perché così si fa crescere la città, conoscendo le regole, conoscendo, ripeto, la gente, conoscendo le esigenze. Allora, come dicevo prima, sappiamo dove mettere le mani per il nostro territorio, un territorio che in effetti ha tante praticamente esigenze, tante necessità, un territorio che negli ultimi anni è stato fatto morire. L'altra sera ho sentito, quando abbiamo fatto il dibattito a Formia, che l'ufficio a Mindurno ha funzionato a meraviglia, e infatti tutti gli imprenditori sono stati scappati. Altri che volevano realizzare qualche cosa sono stati fermati, nemmeno, come dire, sul nascere si sono potuti muovere. Io ritengo che la macchina organizzativa del comune deve partire immediatamente, perché questo comune
potenzialità deve sicuramente muoversi e trovare una via maestra per crescere, perché noi siamo, no, chi non vuole, come dice qualcuno, che non vogliamo far rispettare le regole, ma non possiamo pensare sempre a un dirigismo di chi studia per noi, di chi decide per noi e poi diventa quasi creato chi fa la stanza e chi lo decide, questi signori che poi si lagnano, che non sanno chi gli ha fatta la casa, chi gliel'ha comprata. Pensate, io su questo no, mi assumo le mie responsabilità. Qui deve partire l'economia, deve partire l'edilizia, deve ripartire il turismo, e questo non si fa con gli spot, non si fa dicendo facciamo la bandiera, perché se non facciamo la bandiera blu, ma se non ci abbiamo le strutture, qui c'è stato solo una presenza solo di quelli che sono gli appartamenti, e non perché i nostri operatori non hanno voluto investire, ma perché si sono create delle norme, delle situazioni che hanno di fatto bloccato tutto, e questo è quello che io, se farò il sindaco, non consentirò, come ho fatto in passato, perché credo di sapermi muovere e di rappresentare anche qualche cosa, se in effetti vado fuori di questa città, perché questo credo di saperlo fare e l'ho fatto. Sono rimasto veramente allibito quando qualcuno ha visto dove sono nati i nostri candidati e i nostri consiglieri. Dice che sono nati tra Mindurno, Marina, non lo so, da qualche parte. Pensate, gente che si presenta nuova, gente che dice che smanetta su Facebook, Twitter e quant'altro, cose sicuramente dove io non ho grande dimestichezza, ora in effetti, a parte che abbiamo anche altri potenziali consiglieri che sono qui di scauri, ma dico, ma si può pensare nel 2012 che per chiedere o per pensare di spostare il voto di
diciamo che questi consiglieri sono di Marina, sono di Minturno e quindi Scauri sarebbe scoperta. Io ho fatto il sindaco, ho fatto l'assessore, tante di questo che è fatto, certo non l'ho fatto solo io, ma credo di essermi messo sempre a disposizione dell'intera città, perché io ho fatto il sindaco di Minturno. Se questo che sta realizzato, se la scogliera che io feci aprire dopo qualche mese, quando sono arrivato c'erano i gersi, se ora in effetti si può arrivare fino a giù al faretto, la torre, le torre, chi l'ha fatto? Mica mi sono posto mai il problema che io sono nato a Pontone, assolutamente, io credo che sono stato e se sarò sindaco, sempre sindaco di questo intero comune, veramente dico, fa ridere una cosa di questa, detta da chi dovrebbe rappresentare il nuovo. Ma insomma, per carità, ognuno ha una sua cifra di lettura, ognuno ha in effetti il suo modo di vedere. Io questo credo che non l'ho mai pensato, perché ho sempre pensato che questo territorio è complementare, ma Scauri sta con Minturno, Minturno Marina, Marina le colline, perché credo che questa città è bella proprio perché, come dire, è così composita, così varia, dove si riesce a trovare nell'arco, come dire, di qualche chilometro situazioni che in altre zone debbono, come dire, prendere la macchina e fare decine e decine di chilometri. Questa è la cifra che fa di questa città una città particolare, e quindi dobbiamo solo metterci in moto per creare tutta una serie di meccanismi virtuosi, e questo lo faremo se si devono realizzare delle opere pubbliche, perché credo che se l'amministrazione ha capacità concessoria deve anche dare e avere, perché oggi con l'outsourcing non è più come una volta che si prendono soldi che vengono non so da dove, e quindi ecco, questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo mettere in moto il meccanismo di chiudere quella questione dei condoni per far partire il piano casa per chi ha delle necessità. L'altra sera mi diceva, ma no, sai, poi si fa la seconda casa, ma che serve? Facciamolo decidere alla gente quello che deve fare. Non ho capito, qua tutti devono decidere alla gente che deve fare. Credo che se si ha conoscenza di come la pensa la nostra gente è gente laboriosa, è gente che vuole produrre, è gente che vuole creare condizioni migliori per i propri figli. Questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare, e ogni azione deve essere solo quella che quello che fa il privato, deve cercare di non creare problemi al pubblico, ma non è che dobbiamo stare là, come dire, sempre a tagliare le dita a chi si muove, così non si cresce.